smantellata dai carabinieri una presunta rete di fiancheggiatori che avrebbero favorito la latitanza di Matteo Messina Denaro, 35 arresti. Fermato dalla Guardia di Finanza di Messina un veliero con 46 migranti, il mezzo è stato abbordato in mare aperto dalle fiamme gialle. L'Unione degli Universitari di Palermo esprime dissenso riguardo i test di accesso per la facoltà di medicina. La prima autorizzazione ZES in Sicilia è stata rilasciata ad un'attività produttiva che si insedierà a Carini. 79esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, premio al regista palermitano Daniele Cipri. Ben ritrovati al primo appuntamento con l'informazione di Media News di oggi martedì 6 settembre. Apriamo con la cronaca: smantellata dai carabinieri una presunta rete di fiancheggiatori che avrebbero favorito la latitanza di Matteo Messina Denaro. 35 gli arresti tra i reati contestati: associazione di tipo mafioso, estorsione, turbata libertà degli incanti, reati in materia di stupefacenti, porto abusivo d'armi, gioco d'azzardo e altro, tutti aggravati dal metodo e dalle modalità mafiose. Ancora un'operazione dei carabinieri a caccia di quello che ormai si potrebbe definire la primula rossa di Cosa Nostra. Matteo Messina Denaro, figlio di Don Ciccio, reggente del mandamento di Castelvetrano, latitante da circa 30 anni. Decine le misure cautelari a suo carico, decine anche le operazioni che nel corso degli anni hanno sviluppato le forze dell'ordine per smantellare la presunta rete di fiancheggiatori che potrebbe avere consentito la latitanza del denaro per un così lungo periodo di tempo. E stanotte i carabinieri del ROS e del Comando Provinciale di Trapani, in collaborazione con i comandi provinciali carabinieri di Palermo e Catania, del nono nucleo elicotteri carabinieri di Palermo, degli squadroni eliportati carabinieri cacciatori Sicilia e cacciatori Calabria, nonché del dodicesimo reggimento carabinieri Sicilia, hanno dato esecuzione a provvedimenti emessi alla direzione distrettuale antimafia di Palermo nei confronti di circa 70 indagati, 35 dei quali gravemente indiziati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, estorsione, turbata libertà degli incanti, reati in materia di stupefacenti, porto abusivo di armi, gioco d'azzardo e altro, tutti aggravati dal metodo e delle modalità mafiose. L'indagine si inquadra nella più ampia manovra investigativa condotta dall'Arma dei Carabinieri in direzione della cattura del latitante Matteo Messina Denaro. Le investigazioni hanno restituito l'immagine di una perdurante vitalità di Cosa Nostra trapanese che continua a regolare il proprio funzionamento sul più rigoroso rispetto delle regole ordinamentali che hanno nel tempo contraddistinto l'agire dell'organizzazione. Nel dettaglio le indagini hanno fatto emergere la figura di un uomo d'onore campobellese che recentemente scarcerato e già protagonista in passato di importanti dinamiche riguardanti i rapporti dell'area trapanese con esponenti apicali di Cosa Nostra palermitana, secondo quanto ritenuto dal GIP sarebbe gravemente indiziato di aver acquisito centralità in tutto l'aggregato mafioso di quella provincia, risultando in grado di esprimere una costante trasversale autorevolezza nell'ambito di dinamiche intermandamentali anche esterne alla provincia di Trapani. Posizione di rilevanza questa garantita anche dalla ritenuta vicinanza a Messina Denaro, del quale l'uomo d'onore campobellese, a detta di alcuni indagati, avrebbe ricevuto comunicazioni finalizzate alla designazione dei referenti di diverse articolazioni territoriali mafiose della provincia. Elementi questi confermativi della supremazia del Messina Denaro nelle dinamiche complessive della provincia trapanese, evidenziano gli investigatori. L'uomo d'onore di Campobello, la cui operatività sul territorio sarebbe stata garantita da un fiduciario, anche lui raggiunto dal provvedimento cautelare, avrebbe designato il reggente della decina di Pretorsino, chiesto conto circa la nomina del reggente dell'importante mandamento di Mazara del Vallo, rimasto vacante all'esito dell'operazione denominata Anno Zero. I cani fiutano 2 chili di droga a Scicli. I carabinieri hanno arrestato un pescatore di Palagonia e denunciato il fratello. Vediamo il servizio. Nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti, a Scicli i carabinieri della compagnia di Modica, con il supporto delle unità cinofile e dei colleghi a quattro zampe, Ivan e King, hanno arrestato un 58enne originario di Palagonia, pescatore censurato. L'uomo, sottoposto a perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di oltre 2 chili di marijuana.
La sostanza, trovata all'interno di un fusto parzialmente sotterrato nel giardino della Villa dell'Uomo a San Pieri, era già suddivisa in oltre 34 buste termosaldate per la vendita. Dopo la convalida dell'arresto davanti al Tribunale di Ragusa, l'uomo è stato colpito dalla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nella stessa cornice operativa, i carabinieri hanno proceduto alla denuncia a piede libero, sempre per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, del fratello dell'arrestato. Questi, 53 anni, anche lui pescatore, censurato, è stato trovato in possesso nella sua abitazione a Cava d'Aliga di una pianta di marijuana alta circa 300 cm, ricca di infiorescenze e pronta ad essere raccolta. Il servizio è poi proseguito nel centro storico di Scicli, in particolare a Piazza Italia e Largo Gramsci, dove i militari hanno proceduto al controllo di persone e mezzi. Nell'occasione è stata anche recuperata sostanza stupefacente del tipo hashish, pari a circa 15 grammi, trovata tra le aiuole della piazza, verosimilmente abbandonata da uno spacciatore, all'arrivo delle forze di polizia. Fermato dalla Guardia di Finanza di Messina, un veliero con 46 migranti. Il mezzo è stato abbordato in mare aperto dai militari delle Fiamme Gialle in seguito al rifiuto di fermarsi all'ALT. Il guardacoste 127, appartenente al gruppo aeronavale di Messina della Guardia di Finanza, impiegato all'interno dell'operazione Temis disposta dall'Agenzia Europea Frontex, a contrasto dei flussi migratori diretti verso il territorio nazionale, ha individuato un motoveliero sospetto diretto verso le coste calabresi. L'imbarcazione a vela di circa 14 metri, denominata Juan Foca, battente bandiera degli Stati Uniti, non ha ottemperato alle intimazioni di ALT, proseguendo lungo la sua rotta. A quel punto i militari delle Fiamme Gialle hanno proceduto quindi all'abordaggio e al contestuale fermo degli occupanti extracomunitari. L'imbarcazione con i migranti a bordo è stata condotta nel porto calabrese di Roccella Ionica, diventato ormai luogo di sbarco abituale degli arrivi dal Mediterraneo orientale. Le 46 persone a bordo, una volta giunte a terra, sono state affidate al dispositivo prefettizio di accoglienza che, con il supporto della locale sezione operativa navale della Guardia di Finanza, hanno avviato le consuete attività di polizia giudiziaria. Sul fatto proseguono le indagini svolte dai militari alle Fiamme Gialle e dalla Polizia di Stato, volte a individuare gli eventuali scafisti promotori di queste incessanti traversate del Mediterraneo. Flat tax e pace fiscale al centro della campagna elettorale della Lega per le elezioni politiche del 25 settembre. Ne abbiamo parlato con Alessandro Pagano, candidato della Lega alla Camera nel collegio di Palermo. Vediamo. Beh, noi nella Lega abbiamo le idee chiarissime e sappiamo che il tema principale su cui puntare l'attenzione nei prossimi mesi, non solo in questa campagna elettorale ma anche per il futuro, sarà proprio sull'aspetto fiscale. La persecuzione fiscale è ormai una delle caratteristiche, ahimè, che caratterizza il nostro popolo, che subisce tanto. Addirittura ci sono partiti che, nome e cognome, il Partito Democratico, che vorrebbe realizzare la patrimoniale, quindi ulteriore tassazione nei confronti della casa, e invece noi siamo in maniera essenziale con delle proposte semplici. La flat tax, che significa una tassa piatta del 15%, da estendere a coloro che hanno fino a un fatturato di 100.000 euro. Vi ricordo che attualmente sono ben 2 milioni che le partite IVE che pagano questa tassa piatta, flat tax, e che è stata proposta da noi soltanto qualche anno fa. Il secondo elemento su cui evidentemente vogliamo puntare e su cui siamo convinti di avere la stragrande maggioranza degli italiani al nostro fianco è la rottamazione delle cartelle. Ci sono 1.500 miliardi, proprio da inorridire, di cartelle fiscali che sono bloccate nel corso di decenni, ovviamente gli italiani che non possono pagare queste cifre mostruose. Noi siamo convinti che facendo pagare piccole cifre si possono creare le condizioni perché il cittadino ritorni in bonus, ritorni, cioè in altre parole, a ritornare libero da un punto di vista sociale, fiscale, riprendersi di nuovo la sua attività imprenditoriale e rimettere in moto un'economia. Questo libererebbe da un punto di vista proprio operativo migliaia e migliaia di italiani. Le due proposte sul fisco della Lega sono esattamente queste.
qual è la differenza dalle proposte del Partito Democratico? Beh, come ho provato a accennare poc'anzi, loro hanno una visione completamente diversa. Se loro vogliono abbassare quanto è più possibile il reddito delle persone, evidentemente le loro politiche sono chiare, sono politiche basate sul pauperismo, cioè infatti quando sono loro al governo le povertà aumentano, e sono basate anche sull'assistenzialismo. Come è noto, i ceti non sono invogliati, i ceti sociali non sono invogliati a produrre ma a essere assistiti, e questo è evidentemente una caratteristica in generale del partito di sinistra. Ovviamente il PD non si smentisce e continua questa logica che appartiene a loro a livello mondiale. La Lega, ovviamente, come tutto il centrodestra, ovviamente la pensa in maniera radicalmente diversa. Noi siamo per la libertà dei cittadini, noi vogliamo liberare risorse umane e vogliamo creare le condizioni perché la gente produca e crei occupazione e sviluppo. Noi siamo favorevoli alle politiche migratorie. Coloro che scappano dalle guerre sono i benvenuti, coloro che vengono qui perché abbiamo bisogno di manodopera di qualunque tipo e specie, ovviamente sono i benvenuti. Quelli che noi rifiutiamo sono coloro che vengono qui perché delinquono, perché vengono qui perché fanno quello che tutti noi vediamo. Questi ovviamente non possono essere accolti, noi li dobbiamo fermare, e siamo d'accordo tutti nel centrodestra in questa logica. Ovviamente la Lega ha maggior ragione su questo. Quindi coloro che vengono qui per lavorare, per produrre, per inserirsi, per integrarsi sono nostri fratelli, gli altri se ne stiano a casa loro. Abbiamo già fin troppi problemi che sono creati da queste persone. Enrico Letta ha aperto la convention del PD a Palermo a sostegno di Caterina Chinnici dopo l'evento di Catania, tappa nel capoluogo siciliano del leader dei Dem, che lancia così la sfida alla coalizione di centrodestra capitanata da Renato Schifani. La politica è parola data, è rispettare gli impegni. Quei 30.000 cittadini siciliani che hanno partecipato alle primarie, che hanno messo tutta la loro credibilità e la loro speranza in quelle primarie, sono stati gabbati da una scelta improvvisa e assolutamente, insomma, ingiustificata. Io credo moltissimo oggi che la nostra linearità alla fine pagherà. Vedo che i sondaggi in Sicilia sono sondaggi molto incoraggianti, che ci dicono e ci confermano che la candidatura di Caterina Chinnici è la candidatura giusta, ed è una candidatura che sta sfondando e soprattutto che sta mettendo in grande difficoltà la candidatura del centrodestra. Il centrodestra ha messo una candidatura alla meno, la candidatura di Schifani è chiaramente una candidatura alla meno, è una candidatura di risulta non rispetto a una scelta che hanno fatto, che chiaramente è una scelta di risulta. In questo senso mi sembra che la nostra prospettiva e quello che stiamo facendo in questo momento ci dice, ci dà grandi speranze e grandi aspettative. Calenda fa quello che crede, ovviamente. Mi sembra che si sia chiarito che il terzo polo guarda a destra, punto. Quindi è la conferma di quello che noi diciamo, e cioè che chi vuole battere la destra ha un solo voto utile, che è il voto per il centro-sinistra. Tutti gli altri sono voti che alla fine in un modo o nell'altro aiutano la destra. Il voto per il centro-sinistra è l'unico voto veramente alternativo a quello della destra. Vogliamo convincere gli astensionisti a venire a votare per noi. La vogliamo fare soprattutto con il senso di una buona politica, di una politica che rispetta la parola data e di una politica soprattutto che parla di cose molto concrete. Qui dalla Sicilia io voglio lanciare un allarme, l'allarme legato al fatto che la Lega ha già cominciato un'operazione di riscrittura delle regole di ripartizione dei fondi, già successe quando governavano Berlusconi e Tremonti, che i fondi per gli investimenti nel Mezzogiorno furono spostati e furono spostati al nord. Oggi è in corso un tentativo simile, i ministri leghisti che bloccano la ripartizione dei fondi del Fondo Coesione e Sviluppo. 6 miliardi di questi fondi devono arrivare alla Sicilia e noi ci aspettiamo che vengano assegnati alla Sicilia. Viceversa, se questo non avvenisse, io credo che sarebbe un fatto molto grave, così come l'attacco di Salvini al 40% della clausola del PNRR per il Mezzogiorno. Anche questo è una chiara indicazione, che è un'indicazione per modificare e per penalizzare il Mezzogiorno. La Lega torna ad essere quella delle origini, quella dei soldi tolti al Sud per darli al Nord. Noi, un voto al Partito Democratico è un voto per garantire
che il Mezzogiorno avrà le risorse necessarie per gli investimenti, avrà i soldi del PNRR, avrà i fondi del Fondo di Sviluppo e di Coesione. L'Unione degli Universitari di Palermo esprime dissenso riguardo i test di accesso per la facoltà di medicina e chirurgia, un metodo penalizzante che a detta dell'UDU non garantisce il diritto allo studio. Anche quest'anno abbiamo fatto questa protesta che da anni portiamo avanti sul tema del numero chiuso, sia su medicina che il test principale dove tutta l'attenzione mediatica è presente. Quello che noi chiediamo e che portiamo avanti da anni, come su medicina, come sugli altri corsi di laurea, il numero chiuso locale e nazionale, è l'abolizione del numero chiuso. Per i corsi locali è molto più semplice, per medicina, essendo nazionale, serve un intervento più strutturato da parte dello Stato, perché riteniamo che il test d'accesso non sia la risposta che si dà per dare più possibilità agli studenti, ma il vero problema è che oggi lo Stato non investe con i finanziamenti nella sanità, perché riguarda anche la sanità e soprattutto nell'istruzione. Quindi anche la prossima riforma che verrà fatta sul test di medicina riteniamo che sia iniqua. Quindi quello che noi chiediamo è un processo che da qua ai prossimi anni porti all'apertura di medicina, ma che venga seguito anche da un aumento delle borse di specializzazione mediche. L'emergenza Covid ha messo in risalto il problema ancora di più che c'è nel nostro paese. Oggi abbiamo visto come nel settore medico, così come le professioni sanitarie, in una pandemia non c'era abbastanza personale, che è una cosa che anche al di là della pandemia si è vista negli anni di malasanità, ma che non c'è stato l'intervento delle istituzioni a risolvere questo problema. Esse sono tamponate durante la pandemia, che ha portato anche all'abolizione dell'esame di Stato per i medici, che già con la LARA possono iscriversi adesso all'albo dei medici, ma oggi serve continuare in questa direzione di apertura, non soltanto perché ci sono le emergenze che lo richiedono, ma perché deve fare un intervento strutturale, secondo noi. Zone economiche speciali. La prima autorizzazione ZES in Sicilia è stata rilasciata ad una attività produttiva che si insedierà nella zona economica speciale di Carini. È necessario, prima di qualsiasi cosa, spiegare ancora una volta che cosa sono le ZES. Le zone economiche speciali, ossia zone dove è possibile consentire l'insediamento di attività artigianali e industriali in regime di semplificazione burocratica e agevolazione fiscale. È proprio in un periodo in cui le aziende soffrono tanto le lungaggini della pubblica amministrazione e di certo non vivono il miglior periodo economico-finanziario della storia, consentire aperture di attività in regime di semplificazione burocratica e agevolazione fiscale non può che essere un merito. È dunque una grande possibilità per le aziende. Raccontiamo oggi un fatto che ci inorgoglisce, ossia la prima autorizzazione in zone ZES d'Italia, avvenuta proprio a Carini, in zona Copal, altra zona che l'amministrazione ha voluto e ha anche elaborato delle soluzioni per sbloccare un momento di impasse che la zona Copal stava vivendo, ed in particolare si tratta di un'azienda che si occupa di componenti metallici, che si occuperà di componenti metallici per l'edilizia. Tutto ciò è stato possibile grazie ad una sinergia tra gli uffici dello Sportello Unico Attività Produttive. Per questo motivo ringrazio tutti i dipendenti dello Sportello Unico Attività Produttive ed in particolare l'ingegnere Rita Lococo, che dirige questo ufficio con grande serietà e grande efficienza, e ovviamente il commissario per le ZES della Sicilia Occidentale, il professor Amenta. Tutto ciò è stato possibile anche grazie all'intervento dell'amministrazione Monteleone, il sindaco e la giunta tutta, con momenti di approfondimento che hanno consentito oggi, in meno di un mese, di dare questa importante autorizzazione. In occasione della giornata internazionale per la prevenzione del suicidio, sabato prossimo Telefono Amico Italia organizza in 16 piazze italiane l'evento di sensibilizzazione Non parlarne è un suicidio.
10 settembre, giornata mondiale prevenzione del suicidio. Che numeri abbiamo? Sì. Dunque, le posso dire i contatti su Palermo. Abbiamo avuto 2104 contatti dal 1 gennaio al 31 luglio di quest'anno, dati consolidati. Per contatti si intendono anche i tentativi di chiamata, quindi ci sono, in questi numeri ci sono più di 700 contatti andati a vuoto, quindi riagganci, telefonate mute, ecco questo. Per quanto riguarda il suicidio, proprio su Palermo noi abbiamo gestito 26 telefonate. Ecco, se dovessimo parlare di fasce d'età, qual è il range che, diciamo, soffre di più la solitudine? Il problema prevalente è proprio la solitudine in queste telefonate che abbiamo gestito quest'anno. Infatti su 1300 telefonate circa proprio gestite dagli operatori di Palermo, più di 300 parlano di solitudine, quindi di isolamento, di problematiche legate anche alla solitudine imposta, diciamo, dalla pandemia, anche nel periodo del lockdown. Quindi il trend è stato sempre questo. L'appellante tipo, diciamo, gestito da Palermo è uomo e come fascia d'età è dai 45 ai 55 anni. Ci sono 16 centri di Telefono Amico Italia distribuiti sul territorio nazionale, presenti contemporaneamente dalle 16 alle 20 sulle maggiori piazze delle città in cui appunto insistono le sedi, e a Palermo noi siamo presenti a Villa Tasca dalle ore 17 alle 20. Il nostro numero è un numero unico nazionale, 02 23 27 23 27. Il telefono amico, per supportare una maggiore fascia di popolazione, ha messo a disposizione anche un numero WhatsApp. Il centro di Palermo ha aderito a questa iniziativa a maggio 2022. Abbiamo un numero unico nazionale che è il 324 011 7252. La cosa importantissima, così come avviene nella telefonata, il telefono amico è basato sull'anonimato. Abbiamo una fascia media a livello nazionale che va dai 19 ai 25 anni, con delle tematiche molto importanti. È uno, diciamo, come media uno studente che vive in famiglia, con ovviamente una provenienza non rilevata, perché noi ovviamente è basato sull'anonimato, e ripeto, agiamo a livello nazionale. Cosa chiedono i giovani? Di essere ascoltati. Perché la denuncia principale è proprio questa: non vengono ascoltati, solitudine, non vengono capiti, non si parla in famiglia, non si parla fra giovani, bullismo, tentativi di suicidio, una tematica veramente molto grave. E ora cambiamo decisamente argomento, 79esima mostra internazionale del cinema di Venezia, premio al regista palermitano Daniele Cipri al talento creativo per le giornate degli autori. Il cortometraggio La Fornace del regista e direttore della fotografia Daniele Cipri è stato protagonista della celebre rassegna Giornate degli autori all'interno della 79esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Il cortometraggio è stato proiettato ieri nella prestigiosa Sala Perla e la proiezione è stata preceduta dalla presentazione dei membri del cast e della troupe presenti in sala e dalla consegna al maestro Daniele Cipri del premio al talento creativo con la seguente motivazione. Daniele Cipri rappresenta la competenza nel mestiere del cinema applicata alla genialità, lo spirito creativo supportato dalla pratica. Un autore che rende concrete le fantasie dei registi e che attraverso la propria coscienza sociale ci racconta chi siamo. La Fornace è un po' l'uomo nel rispetto dell'arte. L'arte non nasce come solo come intrattenimento, ma nasce anche come riflessione, è uno stato artistico. Nella follia c'è l'arte. Allora questa fase si muove nel momento in cui non sai quello che devi fare. Quindi non sai quello che devi fare, cominci a fare delle riflessioni sull'umanità, su quello che sta succedendo oggi, compreso la guerra, e cominci a dire chi è che può parlare di noi, chi non ha l'anima, quindi i pupi, chi non ha capito e chi continua a non capire, perché continuano ad esistere, ma a esistere perché noi gli diamo l'anima, perché li animiamo. Allora la Fornace è una fornace dove loro vengono
completamente distrutti, uccisi, che i pupi sono mi hanno accompagnato nell'infanzia, no? E adesso li distruggo. Infatti nessun pupare è d'accordo a quello che sto facendo, eh? Ma nel senso che forse non hanno ben capito quello che voglio rappresentare insieme a loro, perché è un grande amore per loro. Io ho amato i pupi, li brucio e li distruggo. Quindi distruggo qualcosa, perché se no vengo distrutto io. Allora, se non faccio questo, se non ricomincio dal zero, perdo l'amore per questo lavoro. Il premio al talento creativo a Cipri è un incoraggiamento a continuare a raccontarci la sua terra, i nostri vizi e come convivere con essi. La Fornace è una produzione Icona Film in associazione con Slink Set di Daniele Occhipinti e Rodeo Drive, cofinanziato dalla Sicilia Film Commission e realizzato con il contributo degli allievi della Scuola di Cinema Piano Focale, fondata e diretta da Giuseppe Giglio Rosso. La sceneggiatura è stata scritta da Daniele Cipri insieme allo scenografo Fabrizio Lupo e al regista Gianni Cannizzo. Le musiche originali sono state composte dal maestro Giuseppe Vasapolli. Protagonista del cortometraggio il puparo Marcello, interpretato dall'agrigentino Giorgio Portannesi per la prima volta sullo schermo. Di sottofondo la voce dell'attore e contista Salvo Piparo, che dà vita ai pensieri del puparo e di tutti i protagonisti della storia attraverso ricordi, antiche preghiere, invocazioni e litanie siciliane. 5 giorni di riprese in diverse location palermitane, tra cui la suggestiva cornice delle antiche Fornaci Maiorana di Salvatore Maiorana, uno dei più importanti siti di archeologia industriale siciliana e l'ex cinema Ambra di Palermo. E ora andiamo a Bagheria, le vie dei tesori, per il terzo anno consecutivo. Quest'anno, per i 3 weekend, dal 10 al 25 settembre, si potrà visitare Sicilcalce, il mostro abbandonato visibile dal giardino di Villa Cattolica. Vediamo. Questa è una suggestione di archeologia industriale molto bella che abbiamo voluto inserire in un percorso che prevede 11 luoghi della cultura molto rinnovati rispetto alle 2 edizioni degli anni precedenti. Questa è una cosa importante, abbiamo voluto dare il senso che Bagheria non è solo quello che si conosce, ma sono tante altre possibilità di conoscere luoghi della cultura inediti, spesso magari nascosti, che neanche le persone locali alle volte conoscono. Quindi immaginiamoci la gente, i turisti e le persone che verranno da fuori. E infatti avremo una bellissima mostra inedita di Mimmo Pintacuda, il testimone discreto, che sarà fatta proprio nel corpo C qua di Villa Cattolica. Avremo la possibilità di visitare una casa privata con una mostra sul Monsù, cioè il cuoco delle antiche famiglie nobiliari che residevano a Bagheria durante la villeggiatura. Avremo la possibilità di vedere l'Arco Azzurro, la possibilità di vedere l'Arco del Padre Eterno, la possibilità di vedere Villa San Cataldo e il suo giardino, una particolare scala che si trova custodita all'interno di Villa San Cataldo. Abbiamo la possibilità di vedere tanti altri luoghi che sono realmente poco conosciuti, e abbiamo voluto riservare questo per le vie dei tesori come una scoperta inedita, una scoperta da regalare a tutti coloro che vorranno venire. È la terza stagione della Via dei Tesori qui a Bagheria, si arricchisce con nuove strutture, oltre quelle pubbliche anche quelle private. Ci troviamo qui all'interno della Sicilcalce, un'industria che negli anni è stata abbandonata e che noi comunque abbiamo in previsione di acquistare e quindi realizzare qui un polo culturale. Le Vie dei Tesori è uno strumento che ci dà la possibilità di fare conoscere il nostro territorio, mettendo insieme i beni monumentali, la gastronomia, la nostra storia. Siamo onorati di poter far parte di questo circuito, ovviamente, ma la cosa che ci soddisfa di più è che quando noi nel 2019 abbiamo deciso di investire appunto sul percorso delle vie dei tesori, qualcuno, come dire, non era d'accordo. I fatti ci danno ragione, c'è stata una ricaduta sul territorio economica che ha portato sicuramente benessere agli operatori economici, e tutto quello che noi facciamo è anche creare dei servizi e dei momenti che possano dare la possibilità agli operatori economici del nostro territorio di poter ricevere, ecco, nuovi clienti e quindi immettere
immettere sul nostro territorio nuova capacità economica. Il Duomo di Monreale come non l'avete mai visto, videomapping, visite immersive, degustazioni, 4 giorni alla scoperta del complesso abbaziale. Vivere il complesso abbaziale di Monreale nel suo enorme rivolo di letture differenti, arrivare fin lassù dove il Cristo Pantocratore ti accarezza con lo sguardo. È un'esperienza nuova quella che si potrà provare a Monreale, che si prepara ad una 4 giorni importanti. Balara tra sogno e meraviglia, si srotola tra videomapping, degustazioni, visite speciali ed esperienze a 360 gradi per offrire ai visitatori il complesso monumentale di Santa Maria la Nova in maniera inedita, ma soprattutto un unicum, così come tratteggiato nel sito seriale protetto dall'UNESCO. Domani alle 19 si inaugura la mostra documentaria Monreale negli sguardi del Grand Tour, opere e luoghi tra immagini dei viaggiatori stranieri e committenza degli arcivescovi, curata da Maria Concetta di Natale nella Basilica Cattedrale. Alle 20.30 e alle 21.30 partiranno le visite speciali da Coop Cultura all'interno del complesso monumentale, dal Chiosso dei Benedettini alle Torri, arrivando anche all'altezza del Cristo Pantocratore, che sarà visibile da molto vicino. Sempre domani, ma alle 21, sulla facciata del Duomo Normanno, ritorna il videomapping Il Sogno di Guglielmo, che 4 anni fa ebbe un successo straordinario. Venerdì e sabato si aggiungerà un'altra esperienza che questa volta chiama in campo il fatto e gusto. Dalle 18.30 nel Chiosso dei Benedettini i percorsi di degustazione. Il Duomo e il Chiosso resteranno straordinariamente aperti in notturna e si potrà proseguire con le visite speciali accompagnati dalle guide di Coop Culture. E questa era l'ultima notizia, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi do appuntamento con la prossima edizione di Media News e vi auguro buon proseguimento di ascolto.